Ciao a tutti amici, siamo Vito Casino e bentornati. Dove ci troviamo oggi? Siamo San Benedetto del Tronto, esattamente nelle Marche, molto vicino all'Abruzzo, esattamente a Porto d'Ascoli. Adesso siamo a San Benedetto. Adesso siamo a San Benedetto, ma in realtà siamo a Porto d'Ascoli. E come avrete capito dall'immagine della copertina, con noi è venuta... Saluta Zoe. Sisa! Che non ha mai visto... non ha mai visto il mare. Perché non l'abbiamo mai portata? Perché? Perché avendo la suocera sotto casa, che sarebbe sua mamma, dove praticamente il nostro cane vive un po' tra casa nostra e casa loro, quindi quando andiamo al mare, specialmente ad agosto, settembre, in camper, solitamente non ce la portiamo. Ma quest'anno abbiamo deciso di affittare una casa, con la scusa abbiamo portato anche mia mamma in vacanza, lei il camper non è amante dei camper e del viverci dentro il camper, l'abbiamo usato come mezzo di trasporto. Ma adesso, prima di dirvi dove stiamo andando, vi lascerò con qualche ripresa sia del posto di dove siamo, e sia della prima impressione di Zoe alla spiaggia, quindi niente, ci rivediamo dopo e vi svegliamo dove stiamo andando. Eccoci, raggiunta la destinazione, direi sotto la pioggia. Palle. Abbiamo abbandonato il mare convinti, dicendo tanto fa brutto oggi, andiamo a fare due passi, ma in realtà il mare fa bellissimo da qua, non so se si vede dietro lo sfondo, si vede il mare bellissimo e noi invece qua. Comunque la destinazione è Castiglione della Pescaia. Sì. No. Siamo a Civitella del Tronto. Civitella del Tronto, considerato uno dei borghi più belli d'Italia. La mia idea era di dronare un pelino, ma il tempo direi che non è il caso. Ingresso del borgo. Oh, l'ingresso medievale. Porta Napoli. È uguale. Qua al posto di smettere di piovere aumenta sempre di più. E questo è il borghetto. Gente. Il bello di venire in vacanza in questo periodo, cioè nessuno. Bello. Da quel lato di là è l'Abruzzo, dove sta diluviando, e dal lato sinistra siamo già in Abruzzo, nelle Marche. Dici che siamo in Abruzzo? Sì. Non lo sappiamo, potrebbe essere che siamo già in Abruzzo. E qua è da dove sparavano una volta.
Carcere. Sono in gabbia! Ho la bellezza di 6 euro a testa. Ci troviamo dentro la fortezza. Facciamo un bel giro al museo. Quartiere e comunicazioni sotterranee. Siamo sopra qualcosa di sotterraneo, sopra qualche grotta, vedi? Su di là. Vedi, quella è tipo la cappella, il camminamento sotto sotto. Un po' di illuminazione in sto posticino potevano metterla. È molto inquietante. Due candele, una volta si usava il fuoco. Comunicazioni sotterranee. E qui probabilmente si va a unire ai tunnel che abbiamo visto prima. Bella! Bella! Qua ci troviamo nei corridoi di comunicazione sotterranea. Ah, questi sono archi. Ah, gli archi di una volta. Minchia, guarda. Ah, e quella è la freccia. Sì. Ah, qua c'era la cittadina. Ah, sì. Qua è dove c'era il panificio. Il quartiere. Qua è l'alloggio del soldato. Com'erano in tempo di pace gli alloggi della fortezza. Sì. Vieni giù dal letto. Ma ci aveva sta plafoniera veramente? Stupido. Nella fortezza le stanze erano spaziose, riscaldate e ispezionate con frequenza. Ogni alloggio era intonacato e provvisto di 3 componenti fisse: una finestra, un camino e un lavabo. Terminato il giro al Museo delle Armi, adesso giretto panoramico, ce ne andiamo da sto posto perché è veramente immenso e sarà 2 ore che camminiamo infinitamente. La ruetta d'Italia, la via più stretta, andiamo a vederla. Andiamo nella ruetta. Vai, Susa, non passa. Vai nella ruetta. Dai, siamo nella ruetta. Oh mamma, qui bisogna sperare di non incrociare mai nessuno. Che figata, la ruetta, c'è c'è proprio l'ingresso. Dopo bisogna ricordarsi e trovarlo, eh. Ed eccoci amici, tornati da Civitella del Tronto, se non sbaglio. Ci troviamo ora ad Ascoli Piceno. Qui dietro invece è dove ho parcheggiato il camper, che c'è un parcheggio proprio qua dietro, ma dopo ve lo farò vedere. Ed è comodissimo anche per stare libera, ma come vi ho detto, in questa vacanza sono col camper, ma non ci abito all'interno, perché appunto abbiamo affittato una casa laggiù dove ci sono quelle palme, ringraziando appunto Franco, che è colui che ci ha affittato la casa, e facendogli i complimenti per il suo mega giardino e la cordialità con cui ci ha accolto. E vi metterò anche qualche video, magari qua di sottofondo, di tutte le sue sculture prodotte appunto con tutti i materiali trovati camminando la mattina lungo questa bellissima spiaggia. Da quel lato di là inizia la Sentina, un parco naturale anche quello molto carino da andare a visitare, e soprattutto è tutta zona lasciata un po' così allo stato selvaggio, senza case, scialettini, bar, ristoranti, mentre dall'altro lato di qua che inizia il mondo. Laggiù in fondo invece c'è San Benedetto del Tronto, se ne avete sentito mai parlare. E la cosa positiva appunto di essere venuti in vacanza adesso è il fatto che non c'è nessuno. Cioè, guardate che spettacolo, è vero.
Mentre dall'altro lato di qua possiamo vedere il tramonto. Peccato che non sia dal lato sul mare, però questa mattina mi sono svegliato presto per vedere l'alba sul mare. Quindi ragazzi, vi lascio con qualche immagine che ho realizzato questa mattina col drone a questa spettacolare spiaggia. Buona visione. Ragazzi, anche questo video penso si concluderà qua. Spero che vi sia piaciuto. Questo non è un video dove ho lavorato, dove in realtà non ho fatto niente perché sono in ferie. Come vi dicevo, questo è il parcheggio dove ho parcheggiato il camper e dove lo tengo parcheggiato in questi giorni, dove in questo periodo, appunto perché è finita l'estate, è gratuito, quindi per fare libera, ragazzi, guardate che spettacolo. Può preparare tranquillamente la mangiare in camper. Magari parcheggiato qua nel uno dei primi, non il primo perché è per i disabili. E poi diretti alla spiaggia a neanche 10 passi dal parcheggio. Quindi sicuramente una zona consigliatissima per chi è amante del mare. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima settimana. Ciao a tutti!